siamo all'Auditorium di Roma, dove abbiamo esposto una serie di manifesti che vogliono racchiudere il concetto del contrasto alla violenza di genere. Questo come è un'iniziativa che abbiamo portato avanti come Roma Capitale insieme al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme alla Fondazione Musica per Roma e insieme a Zetema, coinvolgendo le scuole superiori d'arte e gli istituti d'arte. E i ragazzi che hanno partecipato a questo concorso si sono cimentati con un tema affatto semplice, qual è quello della violenza contro le donne, e hanno espresso con le arti figurative la possibilità e la capacità di reagire contro la violenza pubblicizzando ben due cose: il 1522, che è il numero nazionale, il numero di telefono nazionale per chiedere aiuto in casi di violenza contro le donne, e hanno pubblicizzato soprattutto i centri antiviolenza di Roma Capitale, che prestano assistenza alle donne vittime di violenza H24. Sono raggiungibili tramite telefono, tramite mail e tramite soprattutto attraverso tre numeri WhatsApp, quindi con delle chat dedicate. Per scoprire tutto questo vedete che in fondo a ogni manifesto c'è un QR code, un codice che può dare tutte queste informazioni, e credo che questo sia fondamentale per far sì che il 25 novembre, che è la giornata tradizionalmente dedicata alla lotta alla violenza contro le donne, sia di fatto una sorta di 25 novembre permanente, perché purtroppo la violenza contro le donne avviene tutti i giorni, e quindi tutti i giorni noi abbiamo necessità di tenere alta l'attenzione, di pubblicizzare questo fenomeno e di pubblicizzare soprattutto quelle strutture, quei numeri di telefono, quei centri che aiutano le donne a uscire fuori dalla spirale di violenza.